Ciao a tutti, sono Terno. Oggi in pratica si gioca con One Piece Card Game Online, che in pratica faccio vedere la deck list che ho fatto. Ho visto un po' che di Eneru in pratica, che potrebbe essere, diciamo, top 1 dell'OP 07. Sì, diciamo che forse è il top 1 deck più forte del gioco, quello appunto, perché ha già con una sola carta, grazie con esempio Ace, è una meccanica sbroccata. Più mettiamo anche, diciamo, la seconda carta, però non è che è proprio di importante. È Franky, però non è importante. Però la carta che è diventato, diciamo, Eneru, così, diciamo, possiamo dire top 1 più o meno. Perché Ace è una carta mostruosa, gigantesca, che è quello. Ora, meccanicamente vi spiego la strategia nostra. Nostra strategia è, con Eneru, subire danni, in pratica per evocare speciale o evocare specialmente personaggi dai cui trigger barra Shirosh per pulirci la mano. Dopo abbiamo subito un po' di danni, noi non attacchiamo mai contro in pratica il leader dell'avversario. Noi subiamo i danni per distruggere la board, in pratica del mio avversario. E dopo, alla fine, dopo vinciamo, perché dopo lui non ha niente. E non, dopo noi usiamo quanto abbiamo tanti giganti come Katakuri, abbiamo Yamato, che distruggiamo con la differenza delle vite. Perché noi, quanto prima, grazie a Yamato possiamo distruggere, grazie alla differenza delle vite, anche il Jidetsu fa la stessa roba. Quindi è tanta roba che quanto prima noi non attacchiamo mai contro il leader, il mio avversario, noi subiamo. E dopo, quando abbiamo, bam, distruggiamo un personaggio, ci peschiamo una vita. Mettiamo ad esempio un'altra Yamato, evochiamo il prossimo turno, bam, distruggiamo un altro personaggio e ci prendiamo un'altra vita. Quindi subiamo, ci pariamo, dopo alla fine abbiamo una barra due vite. Per quello. E dopo, alla fine, spammate come ci fosse domani Ace e vince la partita, per quello. Abbiamo Eneru, sappiamo già, in pratica già diciamo, l'effetto immortale quasi. Abbiamo Shirosh, 4 coppie, che è sempre buona, che perché c'è anche il deck nero, che c'è Lucci, quindi in pratica diciamo, già nel meta c'è Lucci, già ritorna un deck nero che può mettere KO, quindi non fa schifo. Attenzione contro come il deck nero, perché c'è Lucci, c'è Stussy, quindi vi consiglio, se per caso voi vedete che la trova grazie a Spanda, quindi avete dei giganti. Prima di mettere Ace, vi consiglio di non mettere Ace e fare il prossimo turno, che almeno lui perde un turno o dopo, almeno vi salvate Ace, che bam, è attaccata, che è un costo 10.000 con Rush, tanta roba. È quello. Massimo, abbiamo due copie di Raigo. Se avete una copia di Raigo, secondo Lucci, sapete di tenerla in mano a prescindere, perché almeno Massimo ti fa quanto prima. Non mettiamo personaggi grossi, aspettiamo, quindi lui mette Stussy, bam, usiamo Raigo e là shottiamo Stussy e vinciamo. È quello. Quindi vi consiglio di, quanto Lucci, tenere un po' d'occhio alcune carte che sono molto importanti. Quattro copie di Shiroshi, meccanicamente è forte perché è un blocker, se viene messo a capo dagli effetti dell'opponent, ci mettiamo una vita, ci prendiamo una carta in cima del deck e mettiamo una vita fortissima. Shiroshi, ritorna Shiroshi perché facciamo la combo di Katakuri. Io preferisco fare 3, 3 e 4 perché sì, sono forti per un certo limite. Per quanto prima Yamato è forte se hai tante vite, dovresti proprio mettere KO e dopo, poi, dopo piano piano così. Dopo fine the game, mette un'altra Lucci, diciamo Yamato, sì, è buona che mi dà una vita, però io preferisco sempre Ace perché è un rush e via quello. Abbiamo quattro coppie che usiamo meccanicamente per il trigger barra l'effetto one play, anche qui il trigger barra l'effetto di due. Che peschiamo 3 e buttiamo 2, quindi in pratica noi meno ci peschiamo velocemente, esempio un Katakuri, un Yamato, un Ace, barra un Raigo, per avere già in mano delle carte, per dopo quanto prima noi subiamo, non attacchiamo quasi mai, o massimo distruggiamo solo i pezzi, noi massimo distruggiamo solo i pezzi e basta. Dopo alla fine noi mettiamo personaggi anche giganti, non attacchiamo in base se c'ha tanti personaggi in campo, ora sì, ma nelle vite no, quello. E via.
Ma so fate qualche danno a seconda chi è personaggio, via. A parte che vi dico subito, ieri, oggi ho fatto live, non so quando uscirà questo video, hanno provato un po' il Luffy leader viola. Già quello, meccanicamente, non puoi fare l'effetto come gli altri di subire i danni per fare meccanicamente con Cedetsu, distruggo, mica te vai. No, perché lui usa il suo effetto, perde una vita, in pratica si prende una vita e mette una mano per avere un dono. Quindi quel momento contro lui meccanicamente dovete fare il contrario, dovete essere aggressivi, attaccate e punto e basta, come un solito giallo quello, col trigger, bam, attacco, via. Tre copie di Katakuri per fare la combo, esempio, mettere nelle vite, bam. Nelle vite Shiroshi, Atti Trigger, barra anche Franky, quello o barra togliere pezzi al mio avversario, via quello. Quindi è sempre buono. Togli un costo 8, sì, è tanta roba. Perché è fuori. Diciamo che è top 1 deck, diciamo, di Enero. Perché è difficile togliere un costo 8. Perché anche contro un Buenko, un Mihawk non può usare un po', perché è un costo 7, poi torna indietro. Ho visto che vi dico già che ho visto alcuni giocano anche con Kaido, costo 10 blu, che toglie un costo 8 barra un costo 3, così è più facile contro un Enero togliere un Katakuri che dà un po' fastidio per quello. Abbiamo 4 copie di Sanji, cioè per blocker, trigger blocker. Yamato, quanto prima, perché noi lasciamo, non attacchiamo mai le vite del mio avversario, usiamo Yamato per distruggere i pezzi, dopo alla fine attacchiamo con tutti con 10.000 di attacco e via. Abbiamo 3 copie di Gedetsu, preferisco 3 copie che trovarlo mi dà un po' fastidio come otto quello. Io ho preferito fare 3 copie io. Per mettere 4 prima per mettere capo ai personaggi. Abbiamo Satori, classico, da sempre, a quel punto. Unami per fare la combo con Hiyori per mettere capo un personaggio con l'effetto Trig per mettere capo un personaggio costo 5. O barra può essere, io penso, beh, sicuramente sarà molto utile contro Mirror Match. Usiamo esempio un Nami, bam, li scartiamo. Se becchiamo diventa Banishi, dai, e dopo bam, gli attacchiamo per una vita, quindi è già tanta roba per quello. Quindi anche contro un Mirror Match è molto utile. Hiyori per il suo one play per switchare quanto prima con mette un trigger barra mettere alla fine delle vite come ha voluto la vita questa qua il suo evento per mettere il suo evento barra o mette un Ami su qualsiasi personaggio o anche Franky 4-5.000 2.000 di counter è forte per il trigger pesca una carta trigger normale se hai una vita o meno lo giochi però è molto buono per fare anche la combo di con Katakuri che poi te mette lui, bam, nelle vite, dopo subisci, ti pesca una carta, così avere tante carte in mano con Nero, tanta roba che è buono per counterare, via. Tre copie ho messo io, perché ho cambiato, prima avevo messo Broly, per mettere un blocco in più, però sti cazzi, a quel punto. Ho preferito mettere tre copie di Luffy, che almeno è un 5-6.000 1.000 di counter, anche come trigger metti capo a un costo 4, o anche main, scarti questo personaggio, sei 2 o meno vite, metti capo a un costo 4 e pesca una carta, così non fa schifo per quello, vi ho messo 3 copie per mettere capo, perché vedete che questo qui a noi usiamo per distruggere la board dei personaggi e dopo bam, picchiamo e vinciamo. Rush, diciamo scusate, Ace, una carta forse una delle più sbroccate. Alcune anche nell'OP07 come Stussy. Sì, è forte, però ha un certo limite. Però lui è fortissimo perché con la meccanicamente insieme con Eneru è sbroccato perché costa 10-10.000. One play. Poi te mettiti una vita. Poi prendi una vita. Perché nel gioco poi ti fa scegliere o prendi una vita, 0 vite. Se hai te, esempio, 2 vite, già tu. Non, no, di, tu non ti metti una vita, lui diventa, diciamo, diventa lo stesso Rush. Quindi nel gioco ti dice ti prendi una vita, 0 vite. Quindi in pratica tu non attivi il primo effetto, ma attivi così, non attivando il primo effetto perché hai già 2 vite, diventa Rush. Per quello, quindi per quello. Adesso no. Se hai una vita, attivi anche il suo primo effetto, che peschi una prima carta,
nel deck tra metti le vite, quindi hai te, due vite con la combo come Neru è da Dio per quello che è sbroccato e diventa Rush. Avrei Rush 10.000 è tanta roba per quello che è una carta sbroccata per il suo effetto, perché insieme con la combo di Eneru hai già le vite infinite, fai Yamato, dopo tu spammi ogni turno, ogni tuo turno hai te due Ace, metti Ace, bam, ho due vite, subisco, paro, bam, Ace, bam, c'ho ancora due campi di Ace, diventa Rush, ho ancora due vite, o barra via, sbroccato diciamo. 2 di Raigo, ho preferito mettere 2 di Raigo e 4 di questo qua, We are the one who should di sparare, perché come detto prima abbiamo tanti senza trigger, abbiamo 4 copie di Ace, 3 copie di Katakuri, 4, 3 copie di Yamato. Diciamo per quello che è preferito mettere 4 copie posto di 3 di Raigo. Raigo è buono, però il problema con i matchup, pescare quella copia in più che di Raigo non mi interessa. Ok, c'ho Hiyori, però per caso l'ho buttata per quello lì. Contro Luffy, che c'è Sabo, a quel punto Luffy giallo-nero, così. Diciamo Raigo è mezzo quasi inutile, Akunuoto, così non ti serve quello, così finisco Akunuoto e scartarlo via, perché in due copie ci sta quello. E niente, questa è la decklist di Eneru, fortissima, potrebbe essere sicuramente quasi top 1 nell'OP 07, perché contro Lucci lo battiamo, contro si chiama Buenko diciamo, la battiamo, l'unico che può counterare forse è Kaido, però si può vincere lo stesso. Bonnie anche quella la vinciamo, perché tanto noi possiamo mettere a capo gli altri pezzi, dopo massimo rimangono quei più forti e dopo ti picchiamo come ci fosse domani a fine turno. Diciamo che qua il punto, tu questo meccanicamente tu devi fare te subire i danni, distruggere la board del tuo avversario mettendo personaggi piano piano ogni turno pezzi più grossi, bam bam, dopo alla fine cominci a mettere Ace, bam, prendi una vita, attacchi, dopo questo turno Ace, bam, ti prendi una vita e attacchi. Così ti rimane sempre una vita, se fai meccanicamente fai quella cosa lì e via. E niente, ragazzuoli, ci vediamo prossimo video. Ciao belli. Preferisco fare, vada, preferisco provare, devo provare, devo patire che o nemici il gioco non va o perché non so perché non pesco carte che mi servono. Allora se ti dico, cazzo me ne frego, vai, vaffanculo, salto come codo, vaffanculo. Sfruttiamo le vite del mio avversario. Chiorio. Adesso mi sa. Lui è un po' in ritardo.
Otro blocker. Posso turno metterò, comincio a mettere ace e pistare. Allora, Katakuri ce l'ho qua dentro, infatti, sì. Mi conferma 2-2, mi conviene. Ok, se lui va adesso mi attacca. Ehi, basta. Dato lui è 20 per counterare, non ha niente lui per quello. Adesso gioca con le Thor, gioca? Davvero? Non lo sapevo, sono un po'. Adesso gioca con El Thor per avere qualche counter. Meno 5, ok. Io potrei anche ammazzarlo, eh. Tanto potrei anche ammazzarlo senza easy easy. Ma è tanto quello. Prima c'è un mulligan. Va bene. Un danno gli faccio. Siamo qua ai 4 più 1. Godo, perché lui se è un difensore. Tolgo. Oddio, cazzo.
Cioè adesso non ho ancora visto. Lui non mette niente, ok. Faccio finta, lascio un don. Faccio Yamato. Metto K.O. Scarto. Carte, che non voglio consumare troppo. Posso turno. Oh, cazzo, lo toglio un blocker. Mi conviene. Qui metto io un blocker. Subisco. Non si mi attacca. Matto Jinbei che fa a prendere. Il cazzo. L'ultimo katakuri che ho. Faccio vedere che ne è un altro. Ok. O faccio Shiroshi. Se mi danno, vediamo adesso. Tolgo un blocker. Faccio Shiroshi, pesco. Vedo cosa pesco. Se peccato trovo qualcosa di buono. Togliamo un Bruli. Se mi dà un ace è top, anche un Yamato è top.
Se pesco un Ace, un Yamato, dammi un qualcosa. 12 carte. Oddio, questi faccio io, questo qua. Faccio sicuramente Shiroshi, meno pesco, vedo. Ho trovato un Ace, meno quello. Tanto qua io, per scindere, attaccherei e vaffanculo tanto. Ho un blocker se riesco. Guarda, se lo distruggo ti faccio un favore. Pesco una carta, vai. Prendi un culo. Cioè, non ho preso niente. Va bene. 8000. Tanto c'ho Ace, prossimo turno. Hiori non ho solo trovato, in questa partita non ho trovato Hiori. Peccato, potevo fare la combo. In questa partita Hiori non ho trovato. Però abbiamo Ace, poi scommetto il prossimo turno abbiamo vinto, non è che... 7000, beh uso un counter. Via. Ah, quanti? Ah, 13 carte, però... Viene massacrato velocemente, tanto ho un po' di attaccanti alti. Poi su turno faccio Ace, mi prendo una vita, faccio Ace, Rush, attacco. Che cazzo, mi fa un cazzo, dai. Tanto lo proteggo, tanto costo 4, tanto viene massacrato. Ma in campo di battaglia? Aspetta, cosa fa, scusa? Ah, della mano. Tolgo quello, sti casi. Cimbei per mettere risorse, però non so quanto. Ho un altro Ace. Per qua. Faccio così. Allora. Oh. Problema questi qua è che devi... Se comincio a partire evocare giganti, tu sei ancora la board vuota e evoca i piccolini, e poi viene quella. Ha tante carte, c'ho 12 carte, quindi può counterare qualsiasi cosa. Tanto cosa voglio è non togliere questa qua. Ok, tanto non c'ho niente, c'ho un po' di personaggi. Tanto se per caso me... Ora, l'unica pecca di questi qua, The Seven Warlords of the Sea, ai Mihawk, che non può, l'unico, non può counterare niente di questi qua. Perché l'unico modo che può togliere è solo il costo 7. Così non... L'unica combo forte per, diciamo, equivare una roba di qua che non può counterare, fare Sanji e Mihawk. Quindi potete fare una doppia evocazione, che hai due personaggi con costo no, con una potenza 9000. Ok, dico ok, ci sta, non c'è problemi, che tanto uso, faccio la combo, quindi un turno e evoco due giganti, posso di lui, io posso evocare solo uno. Proprio lui, diciamo, è forte, ma è non dico diventato, potrebbe essere diventato anche top 1, non dico no, perché ha roba quattro prima, c'ha un Ace nel mazzo, gli dà sempre una vita, mica te vale, cioè, è una roba che non lo ferma proprio nessuno. Io qua che cazzo faccio? Due vite. Azz, la ora. Azz, mi fa pescare una carta. Non lo tengo. Affanculo, lo tengo, dai. E quello. Sicuramente con l'OP07. Sì, l'OP07. Sì, 7. Con Ace e Neru. Potrebbe, può diventare top 1 così, per quello. Che neanche Bohancock, si gira bene. Bohancock potrebbe vincere. L'unico che ho detto prima che può forse counterare il Dragon. Però il problema è che il Dragon dura un quarto di stallo più avanti. Voglio testarlo ancora. Quindi
È il problema con gli altri matchup fa un po' fatica per quello. 7000. Tanto easy. Tanto è. Lui vuole distruggere un po' qualche personaggio a bordo, però io ormai ho pescato troppe carte importanti. Beh, qua, beh. Adesso. Spreco una carta. Ha 7 carte. 7 carte, beh, oddio, mi può, io ho 3 vite. Ce l'ha sicuramente un po' di carte. Però è possibile che non ha niente di Mihawk, proprio niente. Può fare 10.000, con 4 carte puoi, sei tutti da 2.000. Però se devo giocare, se devo combattere contro lui, devo essere aggressivo, devo picchiarlo e basta qua. Qua voglio essere aggressivo. Qua non aspetto le vite, picco come ci fosse un domani, che tanto lui deve perdere le vite, io qua, non devo fare la strategia. Beh, subire qualche danno, sì. Metto personaggi per attaccare e me lo posso picchiare. Allora. E quello qua, io qua mi conviene solo picchiare e basta. Che devo fare perdere più velocemente più tante carte o più tante vite. Ok, scarta. Okay. Lui cos'è? Un altro turno? Se fai un turno a un dono, metti KO a un costo 2. Beh, se metti KO a Shiroshi mi fa anche un favore, senza problemi. Jedetsu, posso mettere KO? Sì, sono 3-6. Ah sì, 3-6, no. Scartato, ok, 2000. Ok, fa 10. Io posso turno, c'ho 8. Questo è bello, eh. Questo qua, bella chicca, questo Nami qua dentro, in questo momento, un momento giusto, eh. Ah, io ho perso il turno, poi farei Luffy per mettere KO. E vorrei una Hiori io. Che almeno aspetto fare questo, faccio Hiori. Switcho, faccio doppia vita. Qui ho 3 vite, faccio. Ok. Va bene, una vita in più. Chiesto Hiori, me l'ha data Hiori. Chiesto Hiori, me l'ha data. Oh merda. Si è tentato fare Katakuri, eh.
Non mi ricordo più il rush di Kaido. Non mi ricordo più il rush di Kaido. Natachiori. Ok, non ho capito. Ok, questo qua. Non ho capito perché 5 danno sprecati. Ok, non ho capito perché. Ho 3 vite. Non ho capito Magellan. Non ha trovato Kaido. Allora, l'unico modo io diciamo, pensavo che vabbè, fosse che prima forse ho perso perché non so, no, ho fatto la strategia classica che subivo i danni, che ho trovato adesso Kaido. Subivo i danni apposta per counterare, ad esempio, fare Yamato, ma conto con lui devo attaccare come solito, un classico giallo devo fare. È quello così, oddio, counter neanche, Luffy questo non è neanche il counter, diciamo, dai. Possiamo dire che non è neanche il counter. Oh, porca Madonna. No. Coda. Cazzo, allora, Dio cane, ho sbagliato io qua. Porco Dio. Cosa ho sbagliato io qua, Dio cane. Beh, lui qua non ha blocker, diciamo.